Buongiorno, sono Alfonso Martinez e vorrei darvi il benvenuto alla nuova versione digitale di CarFleet. In questo 15° anniversario cominciamo un nuovo viaggio e vi do il benvenuto. Buona visione. Edizione di Fleet Manager Academy. Alfonso Martinez, amministratore delegato di Digital Italia, Marco Onorati, Strategic Sourcing Manager SBT SMEA di Ericsson Telecomunicazioni. Poi abbiamo Fabrizio Piastra, che è Fleet Division Director di Renault Italia, Fabrizio Quinti, che è responsabile flotte e remarketing di Ford Italia, e Robert Sativi, che è responsabile dei servizi generali di Colacel. Il titolo del seminario è Come sta cambiando la mobilità aziendale? Il dottor Alfonso Martinez, che è direttore, che è amministratore delegato di LeasePlan, che credo che in tema di nuove soluzioni abbia molte cose da dirci. Se mi sbaglio poi farò ammenda, ma non credo. Prego, dottor Martinez. Grazie mille. Prima di tutto, buongiorno e spero non dover riempire quelli 8 minuti, perché a quel punto ho lasciato il telefono chiaramente perché suona e io mi posso sbagliare senza dubbio in italiano, perché dopo di 3 anni ancora parlo un italiano cattivissimo, perciò avrò di tutto per andare verso gli 8 minuti che erano con tranquillità. E, diciamo, non posso dire che mi dispiace fare pubblicità di LeasePlan, non posso dire che Gianprimo si sbaglia quando dice che LeasePlan ha delle nuove soluzioni, perché quello che facciamo in LeasePlan è ogni giorno cercare di avvicinarci di più sia al bisogno che voi come fleet manager avete, sia a quello che le serve ai vostri driver, perché alla fine, non so, se parliamo un'altra volta, LeasePlan ha più o meno 18.000 clienti e quasi 110.000 macchine, perciò c'è un rapporto chiaro, diverso fra il numero di fleet manager e il numero dei driver, che alla fine generalmente sono i vostri clienti. Diceva Tortorici che HR normalmente fa un punto di forza per far capire che è un beneficio, che forse il fleet manager deve semplicemente dedicarsi a gestire la flotta e non fare molto rumore. La verità è che per noi il fleet manager è prima di tutto il primo punto di contatto. Logicamente, anche come diceva lui, ci sono dei fleet manager che gestiscono una flotta grandissima, 15.000, 20.000 auto, ci sono dei fleet manager che gestiscono piccole flotte di 15-20 auto e anche ci sono dei imprenditori che gestiscono la sua flotta di 1-2 auto, ma tutti sono fleet manager alla fine, perché tutti gestiscono la flotta più o meno nello stesso modo e per noi è un punto di contatto molto importante. In questo punto di contatto, LeasePlan ogni anno fa una cosa che chiamiamo in inglese Customer Advisory Board, per continuare con il purchasing. Alla fine sembra che non sappiamo fare il business e non lo facciamo in una lingua diversa dalla nostra. E lì mettiamo insieme a fleet manager dei nostri più importanti clienti. E gli ultimi 2 anni ci hanno raccontato che vogliono vedere, perché oggi già glielo chiedono i suoi driver. Dall'altro lato siamo in continuo contatto con i drivers, perché logicamente ogni volta che le serve un tagliando, che hanno un incidente per strada, che hanno una multa, qualsiasi cosa, entrano in contatto con noi. Perciò ci sono tanti momenti della verità in cui il driver entra in contatto con noi. E quello che stiamo capendo da tanto tempo è che noi non siamo più una società di noleggio. Siamo una società di noleggio perché Pietro in Aniasa dice che siamo un noleggio a lungo termine.
andiamo bene, ma la verità è che stiamo diventando ogni giorno di più una società di mobilità, forniamo mobilità. E anche se lo pensate, i nostri clienti stanno cambiando anche perché, e ci stanno forzando a diventare una società di mobilità, perché siano i rent-a-car che le compagnie di car sharing ci chiedono le macchine a noi. Perciò alla fine se investiamo nella macchina forse investiamo anche in quel business e lo facciamo fino in fondo. L'Isplan sta cercando di fare quello che noi chiamiamo il hub, il mobility hub, un'altra parola in inglese per non fermarci oggi, che alla fine vuole dire che una volta che un'azienda entra in contatto con noi e mette il servizio di mobilità dei suoi driver nelle nostre mani, noi faremo del nostro meglio per farlo trasparente per loro, per farvi a voi gestire la flotta nel modo il più efficiente possibile, logicamente con i costi che sono concordati e che vanno bene per la vostra azienda, ma anche con il minimo rumore per il driver. E quando parlavamo di soluzioni più nuove o alternative, cose che noi stiamo vedendo è che non serve logicamente la macchina segnata. La macchina segnata comincia a essere un qualcosa che è troppo un benefit per una persona, ma che non le serve a essere sempre in mobilità. Perciò il replacement vehicle quando le serve perché la macchina è incidentata. Il car sharing quando arriva a una città come Roma o Milano dove il servizio funziona e loro devono continuare a muoversi e non hanno la possibilità di entrare nella zona di traffico limitato. E altre soluzioni che noi stiamo mettendo in piedi oggi, noi le chiamiamo il prodotto flessibile, il flexible, perché tutto in inglese un'altra volta, dove i nostri clienti che hanno delle flotte più grandi e che normalmente hanno dei picchi stagionali non vogliono avere, diciamo, 1000 macchine tutto l'anno per usare 1000 tre mesi e solo 600 il resto dell'anno, ma vogliono avere quella flessibilità e lì noi ci siamo ogni giorno di più. Abbiamo lanciato anche a sentire soprattutto, devo dire, alle piccole e alle medie imprese una sezione o un segmento, se volete, dell'e commercial vehicle, di piccoli furgoni attrezzati e così via, perché quello anche che un'altra cosa che serve è che quando io lo vedevo sarà anche un car sharing alla fine, perché in quelle città dove non possono entrare se non hai il contrassegno per farlo, forse ci sarà un car sharing di piccole furgoni che ti permettono di entrare, e quando hai un'azienda che fa dei delivery nelle città, quello ti servirà tantissimo. Perciò, quello, cercando di chiudere un po', dicevo, veramente l'Isplane continua a pensare, perché soprattutto continua a ascoltare sia i fleet manager che i drivers, e stiamo diventando di una società di noleggio in una società di mobilità e stiamo trovando tante soluzioni per far questo più agibile. Ci sono stati tanti spunti. Prima di tutto devo dire che come fleet manager io me lo porto a casa, perché ho sentito sia da Renault che da Ford che sembrerebbe che andiamo verso dei prezzi più competitivi. Perciò, noi come mi piace dire, noi non siamo nella filiera dell'automotive, ma siamo accanto della filiera, e quello ci dà il grande vantaggio di alla fine non essere, per dirlo, sposati con un singolo brand, ed entrare in discussione con tutti e di capire un po' di tutti. Anche questa capacità multibrand ci porta anche alla mobilità, perché quello che parlavamo prima di essere connettato, sempre collegato sia a internet sia al mondo via GPS, via black box, è qualcosa che noi stiamo sviluppando. E anche diciamo che mi azzardo a dire che per noi è così importante il fatto di essere connettato con la telematica, sia per la diagnosi della macchina che ancora sta in sviluppo, sia in generale per la capacità di extra sicurezza che dà sia al driver o nel caso di un incidente o nel caso di un problema, in qualche caso di un problema. È molto importante anche qui che noi, come dicevo, non parte della filiera automotive, ma accanto di questa filiera automotive, essere capaci di rendervi a voi quel servizio di mobilità senza importare quale sia la marca che guidate, perché dopo
Dottor Ricci parlerà della carbolisi, ma è molto difficile vedere una singola carbolisi che riguarda un fabbricante di automobili, perché ci sono delle diverse qualità che se cercano un'altra volta, siano di mobilità, siano anche di rappresentanza, che ci portano lì. Perciò per noi diventare trasparente per voi nel come gestire vostra flotta è importante. La telematica è una delle quelle cose che ci porterà un passo in avanti e lo farà molto più facile. Mi piace prendere qualche spunto di quello che discutevamo, cioè di ridurre il costo con il pool, con la flotta pool. Un'altra volta qui, qualche dei nostri clienti già, se pensiamo che risplana più di 20.000 macchine per strada con telematica, qualche dei nostri clienti già hanno delle soluzioni di telematica molto avanzate che le permette usare molto più efficientemente i suoi calcoli. Ma dicevo, anche noi abbiamo quella soluzione di flexible renting o di noleggio flessibile che ci permette anche di avere quella flessibilità. Anche qui il discorso della telematica, il discorso del black box è molto importante. Anche se quando parliamo di carpooling, generalmente parliamo del carpooling di una sola azienda. A me mi piacerebbe parlare, questo già so che è un po' fantasia, ma a me mi piacerebbe parlare di corporate car sharing, dove più di un'azienda si impegnano con noi, con la Lease Plan, se volete anche con altri navigatori, a fare dei carpooling, ma non solo di quell'azienda, ma di tante aziende che si muovono nel territorio italiano. E quello, un'altra volta, grazie alla telematica, penso che possiamo farcela di un modo molto facile. E lì è dove entra anche il discorso dei privati, perché una volta che la macchina usata per il lavoro è semplicemente un mezzo che tu usi, di 9 a 6, di 9 a 18, il resto del giorno ti serve qualcosa, sia una macchina a noleggio, sia un car sharing, sia tutto, perché alla fine quando uno va in ferie le piace avere questo con la famiglia. E mi è piaciuto tantissimo lo spunto di fiscalità mobilità. Alla fine è vero che non so perché, e molto specialmente in Italia, la fiscalità dell'auto non la rende facile all'ora di pensare a fare, ma neanche un investimento, cioè perché siano quelli che acquisiscono le macchine e le mettono in flotta come proprietà, sia quelli che lo fanno in noleggio, sia quelli che lo fanno in leasing, alla fine hanno più o meno le stesse difficoltà dal punto di vista fiscale. Ma il giorno che riusciremo a scorporare la macchina di quella fiscalità sarà molto difficile, perché a quel punto sarà una spesa in più del costo di muoversi per fare business, perché non vorrei dimenticare che ancora oggi siamo degli esseri umani. È vero che siamo collegati a internet 24 su 24, le stavo mostrando a Gianprimo che siamo già in Twitter con la diretta assoluta. Ma questo non vuole dire che quando vogliamo parlare del business non vogliamo guardarci agli occhi. Perciò Skype va bene quando devi parlare con la famiglia e non la vedi ogni tanto, ma per fare business preferisci vedere gli occhi fissi di quelli che hai da frente che non di questo. Perciò niente, parliamo di mobilità, parliamo di telematica, è una sfida, è qualcosa che dobbiamo mettere in piede, è qualcosa che, come dicevo, Lisplan con 20.000 macchine sa già qualche cosa di che stiamo parlando, e mi piacerebbe che qualcuno prenda lo spunto di fiscalità e quale a mobilità e cerca di capire che dobbiamo fare nel futuro. Grazie Alfonso.